Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Prima di iniziare questo video mi raccomando, iscriviti sul mio canale YouTube, questo qui, e sul mio canale Instagram, questo qua. Si è da poco conclusa la seconda tappa del mondiale cross country rally in Russia, dove abbiamo visto una bellissima novità. Tralasciando il discorso organizzazione, che praticamente l'organizzazione gara, una volta arrivati ai confini della Mongolia, si sono accorti che i confini erano chiusi perché in Mongolia c'è un'epidemia di peste bubbonica. Adesso che uno non organizzi una gara del mondo e non sappia che ci sono i confini chiusi, mi sembra strano. Vabbè, continuiamo. A pochi giorni dall'inizio del Silkway Rally, seconda prova del campionato del mondo cross country, la Kamaz ha affidato al suo alfiere Sodnikov, vincitore della Dakar uscente, il nuovo camion che si è praticamente imposto già come ammassa rally e ammassa Dakar, il possente Kamaz K5. La Kamaz Master ha rivisto soprattutto gli ingombri del nuovo camion. Si passa dagli oltre 7 metri del Kamaz 2021 ai 6,90 m del Kamaz K5 2022. Rivista anche la parte frontale, più accattivante, più stondata sui lati, quindi Kamaz si lascia alle spalle un po' quelle forme spigolose che l'hanno caratterizzato fino alla Dakar 2021. Rimane però il vecchio e affidabile propulsore da 13 litri, 1100 cavalli e 4500 newton di coppia, che portano il bestione del deserto da 0 a 100 in 6 secondi, velocità massima dichiarata 165 km all'ora, limitata però a 150 come da regolamento. Consumo di questo bestione 200 litri per 100 km. Calano anche i pesi, soprattutto nel carburante imbarcato, infatti si passa dai 1000 litri versione 2021 ai 950 litri versione 2022. Kamaz che ha una ripartizione dei pesi in ottica gara praticamente perfetta, 50% sull'asse anteriore e 50% sull'asse posteriore. Questo lo rende praticamente bilanciatissimo, soprattutto sui salti. Cambio automatico che praticamente è diventato lo standard di tutti i camion da deserto, 6 marce con il ripartitore di velocità idraulico che permette il cambio marcia senza perdere velocità. Kamaz, per quanto riguarda gli pneumatici, si affida a Goodyear, monta 4 gomme fuoristrada Ord da 375,90 montate su certi bidlock, quindi antistallonamento da 22 pollici. Rimangono i freni a tamburo sia all'anteriore che al posteriore, perché Kamaz ha una precisa linea di pensiero sugli impianti frenanti, dicendo che i tamburi sono molto più affidabili in determinate situazioni rispetto ai dischi, e comunque ha sempre avuto ragione perché è anni che vince il rally più duro del mondo. Il peso lordo di questo mezzo è dichiarato a 10,2 tonnellate, mezzo che, come abbiamo detto al debutto, già ha vinto praticamente tutto. Adesso è affidato a Sodnikov e al suo equipaggio lo sviluppo in vista delle nuove tappe del campionato del mondo rally cross country e soprattutto della Dakar 2022, che quest'anno si svolgerà praticamente una buona parte tutta nel quarto vuoto, uno dei deserti più grandi del mondo. Io ti ringrazio per tutto il tempo che mi hai dedicato per questo brevissimo video sulle novità che si sono viste in Russia, soprattutto nella categoria T5. Io ti invito ancora a iscriverti sul mio canale YouTube, sul mio canale Instagram, metti mi piace e noi ci vediamo nel prossimo video. Grazie di tutto e buona giornata!